Ciao ragazzi, stavo assaggiando il Beccaia. Beccaia qui è un Bolgheri 2020, 14 gradi. Ok, questo è un vino che ho aperto ieri insieme ad alcuni colleghi che se lo siamo bevuto e ne ho voluto tenere un po' per fare un po' di prove. L'ho messo sotto vuoto con i soliti tappi. Questi sono i tappi di una volta. Secondo me questi non li trovate più in giro. Questi sono i migliori. Guarda un po'. Questa è una pompetta che avrà 20 anni, guardate, è distrutta ma ancora funziona. E tra tutte quelle che ho provato, questo ancora è il brevetto migliore ed è il più semplice. Poi oggi ci sono tanti altri sistemi, col gas, senza gas, eccetera, eccetera. Comunque, tornando su questo vino, estremamente piacevole, intenso, persistente, fine, con piacevoli sentori di frutta rossa, frutta rossa, frutta rossa, frutta scura, more. Mirtilli, un lampone di sottofondo che lo rende morbido, no? Perché il lampone regala dolcezza al naso, e una tonalità speziata, le note verdi di un peperone verde, che è diverso dal rosso e dal giallo, attenzione, sono odori diversi, quindi un peperone verde con odori con ricordi di foglie di ortica, erbe aromatiche, ha un tratto leggermente balsamico. Sfiora quasi il resinoso, ma da lontano il pepe, la cannella e ancora il pepe nero e poi un ricordo di fiori, un ricordo floreale di sottofondo, l'iris, le rose. Ecco, il palato è il motivo per cui vi segnalo questo vino, perché non è il Bolgheri mangia e bevi anche un po' pesante, anche un po' impegnativo. Questo è un Bolgheri che ha 14 gradi, ma è di una bevibilità che è straordinaria. Cioè, ha una bevibilità che è affascinante, nel senso che è facile da bere, intendiamoci. A volte si trovano dei Bolgheri che sono veramente impegnativi perché sono estremamente corposi, pesanti, densi, quasi dei mangiabevi. Lo stile sta cambiando e questo è un vino esattamente come deve essere, con tutti i suoi profumi, bello, fine, raffinato, il tannino sottilissimo al palato, la piacevole freschezza acida, tannino sottile, appena 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 croccante nel sottofondo questo tannino, bella anche la chiusura, di grande bevibilità e soprattutto di grande digeribilità. Che molti nelle degustazioni non ve lo dicono perché non lo sanno, non lo so. Comunque, quando assaggiate il vino, c'è anche un fattore che è importante che si chiama digeribilità. Fateci caso, ci sono dei vini che fate fatica a digerire, altri no. Fatemi una domanda.